Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Non ci credo che sto finalmente parlando con voi di nuovo, non mi sembra vero. L'ultima volta che ho filmato, non mi ricordo neanche quando, è stato troppo tempo fa, ma sono finalmente tornata dalle vacanze, quindi posso sedermi comodamente e filmare. Non so cosa voglia dire questo movimento. Oggi sono un po' euforica perché sono tutta emozionata che vi sento, quindi abbiate pazienza. Comunque, prima di iniziare a parlarvi di tutto quello che è successo durante questa prima settimana di agosto, mi avvicino così iniziamo e mi preparo con voi. Ok, adesso possiamo cominciare a parlare di tutto il resto. Voglio farmi preparo con voi con questo kit che ti dà la Sephora se hai la carta Sephora Black il giorno del tuo compleanno. E ha dentro tre ombretti molto neutri, e dato che non voglio strafare con il trucco perché fa troppo caldo, insomma, poi sto per andare al cinema, quindi non c'è neanche bisogno di truccarsi in verità, però voglio provarli, quindi ecco, oggi faremo un trucco con questi. Inizio mettendo il correttore della Makeup Forever sulla palpebra in modo da fare da primer, perché il primer occhi l'ho terminato e insomma questo è waterproof, quindi dovrebbe servire a qualcosa. Per la settimana del mio compleanno sono stata a Vienna con la mia migliore amica ed è stato uno dei viaggi più belli che io abbia mai fatto. Mi sono divertita tantissimo, oltre al fatto che Vienna è una città stupenda, cioè non immaginavo che fosse così bella, è veramente favolosa, soprattutto per i castelli, le mostre che hanno, e veramente la città in sé è qualcosa di strepitoso. Poi facendo il viaggio con la mia migliore amica, insomma, ci siamo divertite un sacco, abbiamo fatto tutto quello che volevamo, ci sono venute le vesciche un sacco perché abbiamo camminato come delle pazze, però insomma abbiamo visto tutto quello che era possibile vedere in 6 giorni. E poi ho passato il giorno del mio compleanno in una città, in una capitale europea, quindi non poteva andare di meglio. È stato uno dei migliori compleanni di sempre, mi sono divertita tantissimo. Vado a fissare il correttore appena messo con la cipria, perché sennò se metto subito gli ombretti viene una chiazza indistinta di colore. Guardo lo specchietto della videocamera ovviamente e vado a lavorare con il primo ombretto, quello più chiaro. È anche un sacco di prodotto, almeno sembra, sono 0,8 grammi, quindi sembra parecchio. Adesso andiamo a vedere se è pigmentato o meno. Lo metto su un pennello della Real Technique, il Base Shadow Brush, lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare e all'angolo interno dell'occhio. Voi siete mai stati a Vienna? Scrivetemelo sotto nei commenti e scrivetemi anche dove siete stati in queste vacanze, insomma, perché io non ci credo, l'estate sta già finendo, siamo già a metà agosto e non è possibile, sul serio, non è possibile. Dove sta andando a finire il tempo? Dove sta correndo? Io non riesco a starli dietro. Devo ammettere che il colore si vede, ma manco tanto. Io non so se dalla videocamera si vede qualcosa, però dalla realtà pochissimo. Comunque, vado a prendere il secondo colore, che è questo marroncino più caldo rispetto all'altro, che è un po' più freddo, e lo vado a mettere all'angolo esterno. Scrivetemi sotto nei commenti anche cosa state leggendo, mi raccomando. Io solo da poco ho ricominciato a leggere perché non mi ero portata niente naturalmente nel viaggio a Vienna, perché sapevo che non avrei letto un cavolo. Poi il viaggio è molto corto, da dove vivo io è 1 ora e 10 di volo, quindi pochissimo. E poi durante luglio ho avuto il blocco del lettore di nuovo, quindi non riuscivo ad andare avanti, e adesso sto leggendo The Queen of Tierling, che era un libro che volevo leggere da tantissimo tempo e lo sto finendo, e sono sentimenti contrastanti su questa lettura, perché da una parte mi piace da morire, dall'altra c'è la protagonista che, insomma, vi racconterò tutto nel Book Madness, però sono sentimenti contrastanti, l'edizione però è stupenda. Passando alla scuola, per favore scrivetemi sotto cosa avete scelto voi maturandi per università, sono curiosissima di sapere le vostre scelte, perché molti di voi mi pare che facevano linguistico, scientifico e classico, quelli che mi hanno scritto sotto, quindi sono curiosa insomma di sapere cosa avete scelto alla fine, se avete, non so, scelto un percorso di studi completamente diverso da quello che avete fatto alle superiori, o se invece state seguendo la scia dei vostri studi. Vado a prendere poi il terzo colore, che è un po' più freddo dell'altro, e lo vado a mettere anche questo all'angolo esterno perché l'altro non si vede più di tanto. Poi sono tutti iper glitterati, quindi non è che danno tanto profondità. Questo sembra non vedersi neanche. Provo col dito perché non riesco a farlo scrivere col pennello. Mi sa che è veramente tanto tanto chiaro. Sfumo con il pennello che non funzionava. E con un pennellino a penna vado a mettere lo stesso colore all'attaccatura delle ciglia inferiori.
giusto per dare un'apparenza di continuità a sto trucco che non ha né capo né coda. Torno a prendere il marrone più caldo e lo vado sempre a mettere all'attaccatura delle ciglia inferiori. Vado a sfumare il tutto con un pennello pulito, giusto per togliere qualsiasi linea netta. E vado a caricare il tutto di mascara. Una delle cose che mi è piaciuta di più di Vienna sono stati i castelli. Sono veramente stupendi, cioè se avete la possibilità di andare a Vienna, fatevi il biglietto della metro e andate nei castelli. Non li pronuncio, vi scrivo sotto magari nel box, perché insomma il mio tedesco, non lo so, faccio pena in tedesco, non mi piace sentirlo come lingua, non è una delle mie lingue preferite da ascoltare e poi io sono incapace a parlarlo, quindi non ci provo neanche per il vostro bene. Però i castelli erano veramente sfarzosi in una maniera assurda. Non solo il castello, il palazzo reale, insomma, che c'è al centro della città, l'Hofburg, spero si pronunci così, sicuramente non si pronuncia così, però. C'erano tutti quelli fuori che avevano dei giardini stupendi. Una cosa che manca qua a Verona sono veramente i parchi, dove ti puoi sbaccare, letteralmente passare la giornata, non so, a leggere su una panchina o a fare picnic o a fare qualsiasi altra cosa. Sono veramente pochi e i palazzi, vabbè, avevano questi giardini stupendi, ipercurati. Quello di Schönbrunn, che è quello dove abbiamo passato il mio compleanno, era una cosa fantastica. Era veramente, sembrava di essere Sissi. Che poi sì, alla fine mi sta un sacco antipatica, la guida me l'ha fatta odiare, perché era veramente una persona orribile, però insomma il palazzo, che era poi la tenuta di caccia, perché i poveretti dovevano avere un castello da 5.000 persone di personale per andare a caccia, però era veramente stupendo, quindi se avete la possibilità andateci assolutamente. Prima che mi dimentichi, sistemo le sopracciglia, sono diventata molto più regolare ragazzi, grazie a voi, quindi... Insomma, non possiamo lamentarci, magari non prendendo sui capelli. Comunque al cinema vado a vedere Ant-Man, che vi ispira un sacco, un nuovo film della Marvel, quindi impossibile non andarlo a vedere per quanto mi riguarda, perché io sono una fanatica della Marvel, qualsiasi cosa esca fuori con la sua targhetta sopra deve essere visto. E quindi insomma sono curiosissima di andarlo a vedere. Se l'avete già visto scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, perché ora che va su questo video l'avrò visto anch'io, quindi non rischiate di rovinarmi il film. Per correttore vado a mettere quello della Collection, che è leggermente più chiaro di quello che abbiamo usato prima, perché vedete l'abbronzatura qua da brasiliana. Ho fatto solo 2 giorni di lago e basta, e non andrò al mare quest'anno perché devo scrivere la tesi, quindi... E giù non c'è internet, quindi insomma se mi serve per fare ricerche o altro ne ho bisogno, quindi questa sarà la mia maxi abbronzatura per l'estate 2015. Potrei lanciare la nuova moda abbronzatura cadavere, sono certa che in tantissimi la seguirebbero, perché ha un suo fascino essere pallidi, quando mai. E ecco, quindi almeno non ho il problema di dover cambiare correttore, mettiamola così, vediamo il positivo in tutto. Vado a mettere un po' di cipria, quella non manca mai, perché divento lucida come niente. Con lo stesso pennello vado a prendere questo blush della Elf, che è molto leggero, e cerco di metterne veramente poco. Sulle labbra poi vado a mettere questo gloss della Chanel, che sta finendo. Io sto cercando di farlo finire, però non finisce mai. E non so, si ricarica da solo durante la notte. E giusto per, andiamo a mettere anche un po' di illuminante, perché mi piace troppo questo illuminante. Me lo sono portato anche in viaggio. Diciamo che in valigia ho portato fin troppi trucchi questa volta. Di solito sono un po' più... leggera con i trucchi, ma questa volta ho veramente esagerato, però insomma l'ho portata anche per la crepe, quindi sono giustificata.
Non è vero, lei aveva i suoi, proprio lo stesso. E adesso abbiamo veramente finito. E niente ragazzi, questo è il trucco finito, niente di speciale perché tanto siamo al cinema, al chiuso, senza luci, quindi non c'era neanche bisogno di truccarsi, però avevo tanta voglia di parlare con voi perché non parlavamo, insomma, da un sacco di tempo. Scrivetemi sotto nei commenti, quindi cosa state facendo qui in queste vacanze, che città avete visitato, avete mai visto Vienna, che università avete scelto per i maturandi, cosa state leggendo e insomma tutto quello che vi viene in mente. Non dimenticate di spolliciare in su questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ho in mente tanti video, quindi sarò più regolare di come sono stata in questi 2 mesi. Mi dispiace tantissimo se non sono riuscita a caricare video ultimamente, sono pessima. non ho scuse, non ho giustificazioni, però insomma mi impegnerò un po' di più. Mi sono fatta già la lista dei prossimi video, così insomma non sarò regolata come adesso. E niente, io vi abbandono, vi farò sapere com'è il film e basta, la smetto di parlare, vi lascio alle vostre vite, noi ci vediamo alla prossima, ciao!